bugiarda è una bugiarda. Dovrebbe un po' ammettere le colpe adesso. Lei non ha mai versato una lacrima. Christian non crede alle parole di sua zia. Sapeva quello che sarebbe potuto succedere lasciando da sola la piccola Diana per 6 giorni. Era affezionato alla sua cuginetta. Questa foto è stata scattata il giorno del suo primo compleanno. C'era il biscotto da tavola, lei lo prendeva, se lo rompeva tutto, se lo metteva in bocca. Era una bambina dolce, era sempre sorridente. Quando la vedevi così ti sorrideva, bastava fare un verso così, un gioco, e lei ti sorrideva. Christian ricorda ogni istante di quel terribile 20 luglio. Ci ha chiamato mia nonna, ha detto: è morta la bambina, è morta la bambina, non so cos'è successo. Quando siamo arrivati là quel giorno, io praticamente, da che l'avevo vista che mangiava e tutto, c'erano 4 della scientifica che portavano una barella con un sacco e lei era là dentro. Voi avevate avuto dei segnali che lei potesse abbandonare la bambina? No, anche perché come teneva la bambina, era tenuta bene. Ti sembrava la classica madre con la figlia, cioè non una che l'abbandonava a casa. Che cosa hai provato quando hai visto tua zia in aula? Rabbia, tanta rabbia, perché lei deve rendersi conto di come ha lasciato la bambina e come l'ha ridotta. Anche perché durante l'interrogatorio sapeva benissimo le cose, cognizione del tempo ce l'aveva, sapeva che poteva morire la bambina, un biberon, la disidratazione, quindi solo con un biberon sapeva che arrivava e portava alla morte. La sapeva tutto. Adesso non sa più niente, proprio dice bugie, non mi ricordo. Tu credi in un suo pentimento? No, assolutamente. Assolutamente. Lei, io conosco la sua voce di quando parla normalmente. Lei ha tutto il processo, ha finto con la sua voce, si sentiva che era preparata. Era tutto un copione.